Bonjour, bonjour, bonjour ragazzi. In realtà è già pomeriggio e io però non ho fatto altro oggi se non, spero l'inquadratura sia decente, non ho fatto altro se non praticamente lavorare al computer e quindi non ho filmato prima, anche perché sinceramente, adesso io non so se è una cosa che gli altri influencer dicono oppure no, però dovete sapere che molto spesso, anzi quasi sempre, i video che si fanno in collaborazione con i brand molto spesso vanno in approvazione prima e io ero convinta di avere un video che sarebbe stato approvato oggi in modo da caricarlo domani, ma è venuto fuori che per via dei ponti, 1º maggio, eccetera, questo video probabilmente non verrà approvato e quindi io non posso per contratto caricarlo, nonostante ce l'abbia lì pronto e volevo caricarlo domani, però appunto ripeto, siccome non me lo stanno ancora approvando e io domani non voglio lasciarvi senza un video, ho pensato di filmare un altro vlog perché non volevo filmare troppi vlog da cortina. Di solito mi piace spaziare tra un vlog e l'altro con dei video shopping, dei video make-up o qualcosa di completamente diverso, ma purtroppo qui a Cortina non ho il mio studio, quindi non ho tutte le cosine che devo farvi vedere, non posso fare un Get Ready With Me, non posso fare una night routine, non posso fare il video haul, che ho un sacco di video in programma ma non me li posso fare, però e quindi filmerò questo vlog ancora domani e forse se non me lo approvano in modo da caricare quel video dopodomani avrete tre video in successione vlog da Cortina. Mi dispiace, scusatemi se sono un po' ripetitivi, ma questa è la nostra vita quotidiana e siamo venuti qui a Cortina appunto un weekend lungo, romantico, lontani da tutto e da tutti per stare in pace io e Tomas. Mi sta piacendo molto, ecco, è molto bello. Ci guardiamo i film, cuciniamo, andiamo a fare le passeggiate e ho poca batteria e quindi adesso io mi trucco, andiamo a fare qualche fottina e poi andiamo a fare la spesa, forse ci facciamo una passeggiatina e poi torniamo a casa e cuciniamo perché io oggi non ho fatto colazione, non mi sono svegliata tardissimo, non ho pranzato con Tomas perché ha pranzato solo lui perché io ero al computer, quindi ho mangiato tipo due noccioline e due bicchieri di Coca Zero che non può mai mancare. Era nell'inquadratura, l'ho spostata prima e quindi ho un po' di fame e non vedo l'ora di cucinare. Questa sera faremo le patate al forno che sono la cosa preferita mia e di Tomas e poi vorrei prendere dei filetti di merluzzo, quelli senza panatura al supermercato, ma adesso vediamo, sperando che sia aperto il supermercato perché oggi è lunedì e non dovrebbe essere festivo, ma molti chiudono per il ponte perché domani è il 1º maggio, quindi molti tengono chiuso anche oggi. È una bellissima giornata, in realtà questa notte tuonava, no, stamattina tuonava, c'era un tempo terribile e adesso invece c'è il sole, però comunque fa freschetto qui nei monti, vi devo dire la verità. Piccola anteprima invece del video haul che vedrete presto è questo t-shirt di Saint Laurent che ce l'ho nera, ma adesso l'ho comprata anche bianca perché mi piaceva molto. Volevo dirvi in diretta anche quali prodotti sto utilizzando. Ho usato il The Professional Pro Balm di Benefit come base, amo questo primer, lo uso sempre. Poi ho utilizzato come fondotinta questo di Too Faced che è il Peach Perfect, mi piace molto molto questo fondotinta, combatte l'effetto unto e dà una coprenza buona senza sembrare mascherone e l'ho mescolato con il All Nighter, lo spray fissante di Urban Decay che ho spruzzato anche alla fine quando ho finito la base, però mi piace sempre mescolarlo un po' al fondotinta. E poi come correttore invece il Naked Skin di Urban Decay, ottimo, ottimo correttore. Poi naturalmente molti sono mini size, lo sapete, quando viaggio sempre questi mini size, tipo questa mini primer potion di Urban Decay. E poi sugli occhi ho fatto un trucco praticamente super naturale, ho usato solo Peach Meringue e Peach Butter, questi due color carne della palette Just Peachy Mattes di Too Faced. Amo questa palette e voglio fare, e ho fatto un trucco più naturale sugli occhi perché anzi ho messo tanto mascara e il Better Than Sex di Too Faced, anche questo in versione mini, sì! E poi blush e Terra, sono la Hoola e il Dandelion di Benefit, questi mini size sono
ideali per viaggiare, non prendono praticamente spazio, niente. E poi invece non ho messo neanche la matita sugli occhi, mi sono portata questa, la Velvet Eye Pencil colore Lush di Urban Decay, l'ho usata ieri per lo smokey eyes che avevo, però oggi non ho messo niente, solo mascara e questo ombretto color carne. Come cipria ho usato questa di Make Up For Ever, anche questa mini size, Tomor sta rientrando che era fuori al freddo, ammettilo che avevi freddo. No, sono finito il... È andato via il sole? No, è andata via la ricarica. La ricarica? Quale ricarica? Ah, sei rimasto senza batteria sull'iPad. Tomas è caldo, capite? Si mette sul balcone fuori. Poi come cipria ho usato, perdonate mio marito che passa dietro con nonchalance come se niente fosse. Tu non capisci che sto facendo un tutorial serio qua. La high definition powder, l'HD, senti. E poi ho usato questa solo sotto gli occhi. E la smetti di video bombing il mio video. E poi ho usato la Urban Decay Velvetizer come cipria sul resto del mio viso. E Tomas sempre sul retro, che adesso si attacca all'iPad. Vabbè, lo sapete, siamo molto casereci. E poi basta, mi manca solo la matita per sopracciglia, che è questa di Diego Della Palma, la mia preferita, la numero 101. E questa è la matita sopracciglia resistente all'acqua. E poi come rossetto metteremo questo, che è il Vice di Urban Decay liquido opaco in colore Crimson. Amo, amo, amo questo prodotto, amo questo colore e soprattutto amo la formulazione di questi rossetti liquidi. E adesso manca poco, finisco di truccarmi e poi metterò un po' la videocamera in carica, credo, e noi ci rivedremo. Sì, e noi ci rivedremo quando torniamo, perché nel frattempo farò caricare la videocamera. Tornati a casa, abbiamo fatto la spesa e io mi sono truccata, non so se avete visto il risultato finale, ma ho i capelli tutti spiaccicati dal cappello che avevo il mio biker boy. Tomas mi ha scattato anche delle foto nella nostra macchina, che sono venute molto carine. Vabbè, inutile che cerco di sistemarli. Volevo farvi vedere che cosa abbiamo preso al supermercato. Notare, queste cose già le ho messe via. Notare, secondo voi chi ha insistito? Allora, notare. Croissant al cioccolato Bauli, ok. Ma siccome non bastava, abbiamo preso anche 4 meringhe con la cioccolata, mentre la Milka già era là, ma credo non durerà tantissimo. Poi abbiamo preso le fette biscottate integrali del Mulino Bianco, che adesso sto vedendo che sono Barilla. Non sapevo che Mulino Bianco e Barilla fossero assieme. Comunque, fette biscottate. E poi, nel frattempo il video è quasi pronto, finalmente devo assolutamente cambiare computer, davvero. Appena esce il MacBook, il MacBook nuovo, alcuni di voi mi hanno detto a luglio, devo assolutamente comprare il modello nuovo, perché questo ha dei tempi biblici, davvero, per il processing dei video, che fa quasi ridere quando ho menzionato, tipo ad Emelza, che la mia amica di Amsterdam, che ci metto più di un'ora e mezza per qualche video, si è messa a ridere, non mi credeva. Poi abbiamo preso, allora, latte per la colazione. Io non faccio quasi mai colazione, e comunque se faccio colazione non con il latte, ma li abbiamo presi per Tomas. E poi abbiamo preso lo stracchino, questa è la Certosa Light di Galbani, che è molto buona, è molto buona. E poi... entrambi siamo pazzi per lo stracchino. E poi io ho preso queste mele, cosa sono, marlene, non lo so, io prendo sempre quelle verdi perché sono belle acide, aspre, mi piacciono. E poi abbiamo preso, ok, gli assorbenti. E poi abbiamo preso 2 confezioni di cuori di filetto di merluzzo. Io di solito prendo quello Findus, ma questo era in offerta ed erano le ultime 2 o le ultime 3 scatole. E di solito se rimane poca roba, evidentemente sono buoni, quindi abbiamo preso questi. Io volevo prendere un pacco, ma Tomas ha detto che non basta. E poi abbiamo preso il grana padano, pensavo avessimo preso parmigiano, abbiamo preso il grana padano. Comunque lo lasceremo qua. Questo è quanto, adesso metto via tutto. Ci siamo finalmente, il mio video sta per andare online, mancano 27 minuti. Se vi ricordate, avevo dei grossi problemi a caricare i video fino a qualche tempo fa. Sì, ho fatto anche la mia solita pettinatura imbarazzante, casereccia, cosa ne dite? Mini pompon. E ho sempre avuto grossi problemi a caricare video qui da Cortina. E però alla fine, ma sì, mi sa che ve l'avevo detto, mi sa che ve l'avevo fatto vedere. Alla fine ho preso questo modem,
che è non proprio a consumo, ma si paga annualmente. Ah, tra l'altro, notare le mie ciabatte super imbarazzanti anche qui a Cortina, forse ancora più imbarazzanti di quelle con gli unicorni, e le calze imbarazzanti. E devo dire che con questo modo mi trovo molto molto bene. È praticamente come la fibra a casa. E non so che cosa cambi rispetto all'altro che abbiamo, che è sempre team, ma è di qualche anno fa, perché questo proprio praticamente non va. Cioè, tutti ci connetti, però non funziona, non c'è internet. Mentre questo devo dire che me lo porto sempre sempre dietro. L'ho preso principalmente per Cortina, perché almeno così riesco a fare i video e a caricarli. Infatti, se vedete, mancano appena iniziato l'upload e siamo a 28 minuti, che appunto non è proprio come la fibra, ma siamo lì. E il video di oggi voi in realtà l'avrete già visto, perché sarà andato online ieri per voi, ma io lo sto caricando adesso perché siete nel futuro. Consegnato tutto in mano alle autorità, e no, non me ne sono stata zitta. Questo è il titolo, infatti vi aggiorno su tutto, ma voi appunto ormai già lo sapete. E quando ho finito di caricare questo video vado a rispondere alle email, perché ho tante email a cui devo rispondere. Oh, pupetto, ti stai mettendo il maglione? Fa freddo? È fresco. Ah, beccato. Per la prima volta abbiamo documentato in videocamera che per la prima volta Tomas ha freddo. No, freddo. Fresco. Fresco. Ero con le maniche corte. Appunto. Ci sono 13 gradi fuori, vedi te. Vabbè, qua dentro non sono 13 gradi. Qua dentro ci sono 20. Adesso 20. Non è vero, era 19 prima. Guarda, sono 20. Bugiardo! No, ti credo. Beh, 20 gradi. Ragazzi, diteglielo a Tomas che la gente normale ha 22, 23 gradi in casa. No, 20, non 15. Lui, no, 20. Lui vorrebbe tenere a 15. No, vero. Quanto? Io vorrei tenere a 20, a 20. Non è vero. Tu a 20 dici che fa caldo, che caldana. No, posso dirti? Sì. Io terrei a 20 di giorno. A 18 la sera, quando andiamo a dormire. Tu sei un bugiardo, che quando io filmo tu sei bugiardo! No. Tu dici sempre che fa caldo con 20 gradi e vuoi mettere a 15. No, non è vero. Sì, che è vero. Sì, che è vero. Sì, che è vero. Guarda che non guardiamo il film western stasera. Liam Neeson, guardiamo. Guardiamo Liam Neeson? Sì. Ma perché ci sono sempre western film di Terence Hill? Non è possibile, cioè, quelli sono, no? I più belli. Sì, ma non è possibile, cioè, statisticamente parlando, come cavolo è possibile che ci siano sempre? Ogni sera. Non ci sono ogni sera, dai. Sì. No. Sì. Sto preparando le patate al forno, le ho già sbucciate, adesso vado a tagliarle a pezzettini. Ho già messo a scaldare il forno. Queste sono le patate che sono avanzate. Non so se fare i filetti di merluzzo in padella, oppure se fare in forno anche questi. Vedremo che cosa dicono qui. Anche al vapore sarebbe figo, però non abbiamo la pentola. In padella credo che li farò, così è più semplice, perché altrimenti poi se li faccio al forno è più difficile regolare la cottura, perché le patate ci mettono di più, almeno suppongo, perché si sono un po'... Sì, no, in realtà sono ancora abbastanza congelati, quindi li faremo in padella. E nel frattempo, appunto, preparo le patate, perché il forno è sicuramente, sì, è già caldo. Ok, ho tagliato le patate a pezzettini. Di solito ci metto il rosmarino, ma non so se c'è qui. Vediamo se abbiamo il rosmarino. So che è questo. Rosmarino, sì, c'è, evviva! Quindi adesso mescolo per bene, perché ho messo l'olio sotto. E così ci ho già aggiunto il sale, così sono tutte ricoperte per bene. Qualcuno con la scusa del ginocchio che gli fa male non aiuta niente? Silenzio. Chi è questa persona che non aiuta? Hai perso? Ah, il giochino là. Grazie del prezioso aiuto. Come farei senza di te? Non so. Non so. Brutto patato. iPad. Ok, direi che le abbiamo mescolate per bene. Adesso ci aggiungo un po' di rosmarino. Ovviamente quello fresco sarebbe il top. Ma non c'è.
e quindi ci accontenteremo di questo. Adesso abbiamo anche il ketchup, questo è piccante, ma mangeremo anche quello piccante. E adesso inforniamo. Oh yes. Voilà. Attenzione che è bollente. Voilà. E adesso circa una mezz'oretta e sono pronta. Ci siamo quasi, direi. Abbiamo un'altra bella mescolatina, così si fanno un po' dappertutto, perché qui su questo forno si è consumato, quindi adesso ho messo la ventola, che almeno vedo che è la ventola, ma tutto il resto non sapevo che cosa fosse, e in realtà avevo azionato, penso, il grill da sotto, quindi adesso le mescoliamo un po'. Guardate come si rimpiccioliscono quando sono stata in forno per un po' di tempo. Penso sempre di averne fatte troppe, invece alla fine adesso le reinforniamo, ma direi che siamo a buon punto, eh? Ok, sto preparando l'insalata, devo solo aggiungere l'olio, quello è per Tomas, le patate sono quasi pronte e anche i filetti di merluzzo, devo solo girarli l'ultima volta. Ci ho aggiunto un po' di pomodorini, un po' d'olio d'oliva di casa, non ho purtroppo la cipolla, altrimenti avrei aggiunto anche la cipolla, però non c'è, ma spero che sarà comunque buono, perché io ho una fame davvero terribile, quindi mangerei qualsiasi cosa a questo punto. Ci siamo, le patate sono pronte, pronte! Scusatemi se vi faccio venire fame con questo video, ma hanno davvero un bell'aspetto, gnam! D'amore, le saranno spietate di trovarsi... Clint Eastwood. Era mia sorella. Povera me. Debito di sangue. Beh, questo sembra un bel film. Debito di sangue. Mercoledì alle 21. Ma guardalo. Questi sono i film mitici, dai. Sì, vabbè. Adesso guardiamo Shutter Island con Leonardo DiCaprio. Con Leo, con Leo. Leo, il nostro amico Leo. Giù del bar. Buon appetito. Grazie, Maestro. Eccoci qua. Patate al forno, merluzzo in padella alla pizzaiola, ma senza mozzarella, solo pomodoro. Insalata, qui abbiamo un po' di stracchino, certosa. E per me la stessa cosa è ovviamente... ketchup hot, questo è hot. L'hai assaggiato? È hot? Molto buono. Non è tanto hot allora. Sì, molto buono. E poi Coca Zero. Oh yes. Sì. È arrivato il momento del dolce. Ho conosciuto un paziente di nome Andrew Lentis. State per assistere a un litigio in diretta. Non devi andare a sciare. Non sei riuscito a dormire perché ti faceva male il ginocchio, no, vuoi tornare a domani sciare? Domani è l'ultimo giorno e vado veramente poco, al massimo 2 ore, ti ho già detto. Ma no, tu potresti andare una volta al mese per un'ora, cioè io non so come spiegartelo, ma non lo ascolti il medico? Sì, questo l'ha detto quel tipo, là, cioè... Quel tipo, scusate, no, giusto per intenderci, perché voi qua siete testimoni, quel tipo è un medico ortopedico, sì? Quindi... Quel tipo, cioè... No, mi fa arrabbiare perché... Ma è l'ultimo giorno, domani. Ti lamenti ogni giorno e ogni notte che ti fa male il ginocchio e poi continui ad andare. E appena vai a sciare non riesci a camminare per 2 giorni e non dormi, questo perché no, ti fa male. Sì, invece che è vero. Boh, cammini a malapena con dolori assurdi e ti lamenti tutto il giorno, tutta la notte che ti fa male. Sono 2 giorni che ti metto il ghiaccio sul ginocchio e tu vai comunque a sciare. Sì. Domani. Quindi tutte le cure che dovrà fare Tomas dopo per recuperare quello che si sta facendo adesso, voi siete testimoni, io l'ho avvisato, io non lo accompagno, non lo aiuto più, non faccio più niente, niente di niente. Oh! Sai che dovrò coprire sta roba io adesso, perché non mi demonetizzano il video. E quindi vai comunque tu. Ah sì, bene. Ah, sì, vado. E poi non dirmi che ti fa male, però.
No, dirmi che ti fa male, non dirmi dammi l'antidolorifico, portami il ghiaccio, mi fa tanto male, giorno, abbiamo qualche pastiglia. L'altro giorno ho fatto 5 discese in tutto, cioè. Ed è bastato per farti i dolori per 2 giorni, no, giusto? No. No? No, ti dico, no? Ti dico io. Quindi scusa un attimo, ricapitolando, quindi tu non hai mai detto mi fa molto male il ginocchio, questo, ripetutamente. Questo, ho fatto questo non riesco a dormire perché mi fa tanto male il ginocchio, ti prego dammi un antidolorifico, ti prego dammi il ghiaccio, queste non sono uscite dalla tua bocca, queste parole? Questo è l'altro giorno, sì. L'altro giorno, oggi e ieri. L'altro giorno, oggi, ieri e tutta questa settimana, perché solo sul weekend sei andato a sciare. No, cioè, se tu stessi bene, io ti direi vai tutto il giorno, però non stai bene, cioè ti rovini il ginocchio. Vado domani, veramente faccio 5 discese. Che mi scala. Non sono d'accordo. Cioè, non è che non sono d'accordo, il medico ti ha detto di non andare. Se ne frega niente, va via, capito? 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 Il mio rossetto ormai ha mangiato tutta la cena, dolci, e se n'è andato. Questo è quanto. Io mi arrabbio, non gliene frega niente, ride e si prepara la roba per domani. Ecco, il giubbotto per sciare. Giubbotto non lo uso invece. Ok. Ma io ogni volta che vengo in questo bagno a struccarmi ho sempre dei, cioè voi dovreste vedere, c'è un pacco di Swiffer, no, 2 pacchi di Swiffer, 4 pacchi di, non so, delle fiale per capelli e 2 pacchi Domopack Living piumini e coperte, 2 custodie, ok, c'è tipo una pila di scatole di roba per la casa, così per far stare la videocamera in alto, perché il mio cavalletto è alto così, tipo, e tutto il resto sono scatole che ho trovato qua in bagno nei vari armadietti. Comunque sono pronta per lo struccaggio time. Voi lo sapete che io la sera vengo, beh, penso che sia una cosa anche abbastanza normale, nel senso ovvia, Nicole, però voi lo sapete che io la sera quando mi strucco mi piace mettermi a chiacchierare con voi e soprattutto per far vedere che ho questa maglia dei mini pony strafiga e maglione da signora anziana, perché ho freddo, ragazzi, devo solo prendere un attimino il cotone, perché sono molto molto furba e mi sono dimenticata i dischetti struccanti, i dischetti di cotone, quindi useremo questo. Odio dover usare il cotone in, cioè, a batuffoli, però, perché ti va tra le ciglia, però non ho alternativa. E oggi useremo... Allora, a parte il cotone, userò per struccarmi il detergente restitutivo di... Sentivo dei rumori sospetti, non è niente. Il detergente restitutivo emulsione delicata di Collagenil. Piace molto questo brand, ve ne ho parlato una volta. E poi c'è lo struccante occhi delicato alla pappa reale dell'Apiarium. Anche questo brand mi piace molto, questo senza parabeni e nickel tested. Questo contiene olio, infatti è stranissimo poter utilizzare finalmente, adesso che non ho più l'extension, tutti gli struccanti bifasici, tutti gli struccanti con olio eccetera eccetera, perché appunto con l'extension non potevo farlo e siccome le ho avute super, tipo quasi 4 anni, credetemi che è veramente strano, veramente veramente strano. Comunque iniziamo. Di solito questo rossetto dura molto molto di più, però devo dire che mangiando le meringhe mi sono sgraffiata proprio via il rossetto, praticamente l'ho trasferito prima sulla meringa e poi me lo sono mangiato. Ma perché vi sto raccontando? Io veramente, io blatero e poi i miei discorsi vanno su roba completamente inutile e sì, cioè irrilevante. Comunque tentiamo di usare questi, beh, oggi devo dire che non sarà difficile perché non ho tanto trucco sugli occhi, quindi dovrebbe essere un po' più fattibile la situation. Tra l'altro, non so se avete notato, forse non si nota, devo farvi vedere più da vicino, ma ho fatto il secondo lash lift, ragazzi, da Daniela Studio. E lo sapete, vado sempre sempre solo da lei,
la trovate a Trieste, lei fa sia l'extension che il lash lift. Se cercate su Google extension ciglia o comunque ciglia Daniela Studio Trieste, la trovate, cioè, sia su Facebook che su Instagram. E ho fatto il secondo lash lift che mi ha dato tanta tanta differenza, le ciglia sono più spesse, più nere e molto molto più rialzate, ma non vedo l'ora di farlo la terza volta, perché la terza volta si vede il massimo della differenza e poi rimane sempre così dalla terza in poi, cioè al top. E però vi devo dire, sono molto molto contenta. Per adesso non intendo rifare l'extension perché preferisco di gran lunga questo effetto più naturale, ma comunque molto ciglia rialzate, ciglia, perché le mie sono talmente chiare, talmente dritte, che questo lash lift mi cambia tantissimo la situation, specialmente se avete le ciglia dritte ma lunghe. Io non le ho lunghissime, devo dire la verità, ma ci sono ragazze che le hanno davvero molto molto lunghe ma dritte, e il lash lift su di voi, se le avete così, vi cambia veramente la vita. Io vedo tanta tanta differenza e sono molto contenta, anche se le ho di media lunghezza, insomma, niente di che. Quindi potete immaginare, se le avete molto molto lunghe vi viene fuori una figata. Poi mi piace che siano comunque le mie ciglia, però sono rialzate, sono più spesse, sono più forti, perché appunto si va ad utilizzare prodotti, cioè si va ad utilizzare la cheratina, ci sono vitamine, ci sono oli, nutrienti per le ciglia, quindi fa bene alle ciglia il lash lift, ed è una cosa appunto che mi gasa parecchio, perché sono molto contenta di curarle un po' di più. Oggi in realtà con voi, perché voglio sempre avere, anzi capita che io abbia degli argomenti che voglio affrontare quando mi strucco, e oggi parleremo di come si diventa, anzi io devo sempre parlare per me, non posso parlare per gli altri, però mi sta arrivando sempre più spesso, man mano che i miei iscritti, le mie iscrizioni eccetera aumentano, mi sta arrivando sempre più spesso la domanda: ma come sei diventata famosa su YouTube o comunque sui social? Come sei diventata famosa su YouTube? E allora, numero uno, quando mi viene detto come sei diventata famosa mi viene da ridere, perché io quando penso a qualcuno di famoso penso tipo a, non lo so, Angelina Jolie, non so perché mi viene sempre in mente lei, penso a Leonardo DiCaprio, ok? Non penso a noi YouTuber, anche se in realtà quelli americani sono altrettanto famosi quanto i divi di Hollywood, però ho capito che cosa intendono quando mi fanno questa domanda, cioè come hai fatto ad avere tutte queste iscrizioni, come hai fatto ad avere tutte queste visualizzazioni. E posso dirvi la verità, secondo me tutti quelli che hanno avuto il successo tra virgolette che ho avuto io non sanno spiegarvi come, forse perché se avessimo iniziato con l'intenzione, non devo mai appoggiarmi qua altrimenti veramente rischio di rompere tutto, forse perché se avessimo iniziato con l'intenzione di far successo e di diventare famosi non ci saremmo riusciti. Proprio per questo uno dei miei consigli più grossi è: non iniziare se perché vuoi diventare famoso o perché vuoi guadagnare tanto, perché se inizi con queste motivazioni non potrai mai, devi avere una passione, deve piacerti quello che fai onestamente. E forse per questo che noi che abbiamo iniziato quando non si sapeva che potesse diventare un lavoro, non si sapeva dei prodotti, posizionamento dei prodotti a pagamento, non si sapeva degli sponsor, non si sapeva tante di quelle cose, non si sapevano quando ho iniziato io, che se ci penso adesso, probabilmente se io avessi saputo tutto questo sarebbe stato possibile, non ci avrei nemmeno provato, perché cioè non pensavo che io avrei fatto questo come lavoro, capito, quando ho iniziato, ma nemmeno dopo il primo anno l'avrei mai immaginato. È stata una cosa graduale e molto molto strana per me. Quindi primo consiglio: non iniziare perché vuoi diventare famoso o fare i soldi, perché se inizi con queste cose in mente non ce la farai mai, perché il pubblico sa, capisce quali sono le tue intenzioni, il pubblico ti vede. E secondo me si vede molto come una persona è, magari non lo vedi da un video, ma magari con tanti, cioè, ma magari non lo vedi da un video, ma dopo tanti video, secondo me, più o meno a grandi linee, anche se tanti fanno finta molto bene, ma si riesce ad inquadrare il tipo di persona. E se uno inizia per interessi, non per passione, non perché è un divertimento, non cioè, è come dire.
Si potrebbe dire lo stesso per qualsiasi professione, giusto? Cioè, se tu vuoi diventare un, non lo so, medico, e vuoi diventare medico non perché lo fai con passione, perché ti piace, ma lo fai perché vuoi semplicemente essere conosciuto nell'ambiente, non so perché mi sta facendo male il gomito, e se lo fai per i soldi non sarai mai un bravo medico. E stesso discorso riguarda l'ambiente degli youtuber, l'ambiente degli influencer. Se lo fai perché vuoi guadagnare bene e perché vuoi diventare famoso, non avrai mai successo, perché è così, perché la gente se ne accorge sostanzialmente. Altro consiglio che posso dare, specialmente in questo ambiente, un grosso consiglio che io avrei tanto voluto che qualcuno mi avesse dato quando ho iniziato: fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio. Ragazzi, questo ambiente è pieno di lupi travestiti da pecore. E sapete una cosa, vi dico, però magari è solo un caso ed è una cosa che è capitata a me. Ma molto spesso le persone che sembrano in video un po' altezzose, no, un po' così, molto spesso quando le incontri invece sono super super alla mano e carine. Mentre poi, e ovviamente non dico che sia sempre così, ma mi è capitato a volte, mentre poi ci sono quelle che sembrano le persone più alla mano, più simpatiche, della battuta pronta, che poi quando le conosci dal vivo sono delle vere e proprie vipere. E quindi bisogna stare attenti soprattutto al fatto che molte persone in questo ambiente non ti calcolano come persona, e io ve lo posso garantire, ma non gran parte, ma c'è un bel numero di persone che ti praticamente ti valuta a seconda degli iscritti che hai, ok? E sono le stesse persone che quando avevo pochi iscritti non mi calcolavano, adesso è complimenti. Però io le cose non le dimentico, e quindi qualcuno che inizia mi sento davvero di consigliare questo, cioè non fidatevi, perché c'è molta gente in cerca di pubblicità gratuita, in cerca di popolarità, che non si farebbe scrupoli per qualche visualizzazione, per qualche like in più, ok? Quindi state molto molto attenti, questo è sicuramente, perché capita anche di trovare quelle persone belle con cui ti trovi tanto 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 bene, ma capita anche di trovare quelli che ti rendi conto che ti giudicano solo a seconda dei numeri e che vogliono usarti per i loro scopi. Quindi attenzione alle collaborazioni. Certo, YouTube consiglia sempre di farle nell'ambiente fashion, beauty, make up, però vi devo dire che c'è tanta tanta, non lo so perché, però c'è questa specie di non lo so, spirito di, come si chiama, c'è tanta rivalità, non ho mai capito il perché, perché non è che uno debba scegliere se iscriversi, se seguire una persona piuttosto che l'altra, no? Cioè nessuno toglie niente a nessuno, però molte persone non l'hanno capito, e quindi sicuramente questo è un consiglio che io darei a mia sorella, e partendo dal presupposto che quello che vi ho detto prima, iniziate solo se c'è una passione che vi spinge, se c'è una passione, oppure anche solo il divertimento che vi spinge, però non può essere davvero una cosa studiata a tavolino, una cosa calcolata per fare soldi o per diventare famosi. Non è questo il modo giusto, e non è un modo che ti può portare poi ad avere risultati, perché, ripeto, la gente se ne accorge. Quindi niente, questo è quanto. Ho un sacco di brufoli di nuovo, evidentemente ho mangiato troppe schifezze ultimamente, quindi dovrò fare un peeling al viso, però devo aspettare di non avere determinati video da filmare per i brand, perché quando fai il peeling al viso, mi spiegava Valentina, la mia amica dermatologa, la conoscete bene ormai, e praticamente la pelle tutta come che termine ho usato? Si tipo si desquama come un serpente praticamente, e quindi non posso fare un video sponsorizzato tutto tipo no, e quindi devo aspettare di avere un periodo di video non sponsorizzati in modo da poter fare questo peeling, così mi vanno via questi brufoli perché sono veramente osceni. Quindi questo è quanto, ragazzi. Io adesso sciacquo il viso e metto la crema.
Allora ho per gli occhi la It's Potent Eye Cream, piccolo vidi, piccolo vasetto che porto quando viaggio. Poi ho la Capture Youth Glow Booster di Dior, questo è un siero illuminante per il viso, lo metto la sera. E poi c'è la crema per il viso, questo è il vasetto in realtà della P1 Sublime di L'Occitane, ma l'ho già consumata e l'ho riempita con quale crema l'ho riempita? Con quella Dior, non mi ricordo il nome, però sicuramente con quella Dior, che è un profumo buonissimo. Quindi questo è quanto. Vi mando un bacio grandissimo, spero vi piacciono questi video caserecci davvero. Io continuo sempre a chiedermi se vi piacciono questi video caserecci, perché non realizzo evidentemente ancora che vi possa piacere io vestita come una vecchia di 140 anni. Comunque questo è quanto, vi mando un bacio grandissimo, grazie ancora perché sto leggendo tutti i commenti che mi avete spedito via posta, che mi avete lasciato sotto il video di ieri, quindi vi ringrazio tanto, li leggo sempre tutti, vi lascio sempre cuoricino, più che posso cuoricini, così vedete che li leggo i vostri commenti, anche se io ve lo dico sempre comunque li leggo, però il cuoricino è una prova in più, ok? Quindi un bacio grandissimo mia family, vi voglio bene e a domani, ciao!